Ciao, io sono Matteo, vengo da Bergamo, studio filosofia. Partecipo al gruppo X. Il gruppo X si è suddiviso in identità, type and code e strategia. Io sto lavorando al gruppo di strategia. Abbiamo iniziato a raccogliere le informazioni che ci erano arrivate dai centri partecipanti alla rete e abbiamo iniziato a ragionare sul modo in cui poter descrivere questa rete nascente. Confrontandoci anche con gli altri partecipanti, abbiamo individuato la metafora che volevamo usare per descrivere questo processo e abbiamo deciso di parlare di paesaggio magico. È il mio secondo XYZ, ho fatto già Novara, e la scuola open source l'ho conosciuta tramite amici di amici e ogni anno è sempre un piacere venire qui a conoscere persone, fare cose fantastiche e divertirsi tutti assieme. Ciao, mi chiamo Omar, vengo dalla provincia di Ancona. Il gruppo Y è suddiviso in tre gruppi. Una è quella dell'interazione, poi c'è la gestione cibernetica e anche prototipazione site specific. Il mio gruppo, quello dell'interazione, si sta occupando di realizzare un oggetto di interazione che implementerà una tecnologia NFC oppure RFID, permetterà ai vari individui di entrare e instaurare un dialogo vero e proprio con gli spazi culturali. Conoscevo SOS da alcuni mesi e dal momento in cui ho saputo che avete deciso di organizzare questo laboratorio XYZ nella mia città nativa che è Ancona, ho sentito un po' la chiamata alle armi. Tengo molto a questi luoghi e alla generazione di un fermento culturale che al momento non esiste. Io sono Cecilia Pasini e vengo da Torino, faccio parte di Z e ci occupiamo quindi dei processi. Lavoriamo su due assi, quindi un asse di governance per la governance della rete che si sta creando e un asse di valutazione dell'impatto. Io mi occupo della valutazione dell'impatto, quindi abbiamo fatto prima una parte collettiva, quindi tutto il gruppo di Z ha lavorato insieme sulla raccolta di dati e quindi abbiamo fatto interviste qualitative, un'etnografia nel quartiere dove stiamo facendo la scuola e dove si trova uno degli spazi di cui ci occupiamo. E poi ci siamo divise in gruppi e quindi alcune si sono occupate della governance, quindi della sostenibilità del progetto, dell'organizzazione della rete, e invece noi della valutazione dell'impatto. Conosco la scuola open source da un paio d'anni e ho già partecipato a due esperienze molto belle, molto stimolanti, una a Cerreto Sannita e una a San Vito dei Normanni. Mi piace molto il metodo della scuola open source e i tipi sia di processi che di relazioni che si attivano all'interno della scuola, per cui è costantemente generativa, energica e davvero arricchente sotto davvero tantissimi punti di vista. We'll be right back.